situazione. Eccomi a casa, eccomi nella nuova casa, guardate, il mare, eccolo. E qui in fondo alla strada, pensate che adesso purtroppo con un iPhone, cioè non c'è un teleobiettivo. Scesi un attimo sotto casa, ragazzi, il mare che vedete dalla mia finestra, avete visto che da una delle nostre terrazze si vede il mare, eccolo qua. Basta scendere sotto casa a piedi, questo è lo spettacolo se ci ritroviamo sotto casa, e là c'è casa nostra, e dalla finestra vedete questo, scendiamo. Che cosa abbiamo lottato per un anno? Io l'avevo spazzato e lui se l'è pulito tutto. E adesso con lo speak and spa. Sì, è uno speak spa nuovo che fa un profumo pazzesco. Hai sentito tu? Sì, è un buon profumo. E anche No, quello è invece lo spruzzino che ho comprato. Rio Casa biologico all'aceto. Allora, come ti senti ad essere diventato tranese? Qui, in questo punto preciso, mi sento in lacrime quasi. Come mai? Mi commuovo. Ti commuovi? Sì. E pensi di aver fatto la decisione giusta? Sì. Sei molto contento? Sì, mi viene proprio da piangere. No, veramente? Sì. E lo sai che questo mare lo vedrai sempre, tutti i giorni, per il resto della tua vita? Se pensi che è sotto casa nostra è assurdo pensare. Sì. E valse veramente la pena. Ecco, facciamo una mini passeggiata, ma adesso torniamo subito in mezzo alla città, perché io non riesco a stare al sole con questa temperatura, anche se si sta molto meglio perché è ventilato, è fresco. Sì, l'aria del mare, sì. E quindi però io devo andare all'ombra. E quindi niente, adesso lasciamo il mare e andiamo a comprare una focaccia, probabilmente a sto punto non la andiamo al doc, ma non compriamo la focaccia perché non la voglio dal panificio, la voglio dal panificio, compriamo una magari cosa. Riusciamo più tardi dopo, sì. Ciao ciao ragazze. E adesso appena diventa verde, per la prima volta in vita mia, io non so lui. Ah no, siamo stati a Mola di Bari una volta, tanti anni fa, in un piccolo supermercato doc. D'ora in poi per noi sarà, oltre all'Eurospin, una cosa abbastanza abituale, perché faremo la spesa settimanale. Anche perché due isolati da casa. E una no all'Eurospin, una settimana no al doc. Andiamo a vedere insieme, scopriamo insieme questa mia nuova realtà. È una cosa pazzesca, il mare è alle nostre spalle,
e io faccio la spesa con il mare alle mie spalle, cioè una cosa così. Oggi vi faccio vedere un'altra cosa. Allora usciamo di casa, prima di tutto ho appena lucidato tutta la porta di casa e poi qui stanno, come vedete, montando i mille lega, vedete lì per terra la bobina, che poi il corridoio, lungo il corridoio ci andrà il filo fino là dove c'è il nostro ufficio e poi dopo vi faccio vedere che sopra casa nostra, qui continua sempre casa nostra con questi gradini che sto facendo, eccoli, praticamente fatti pochi gradini arrivati oltre le due terrazze, una delle due file del mare, arrivate qui, avete anche questa terrazza, ecco, anche questa è casa nostra. Ecco, siamo arrivati da lì ed ecco, questa è un'altra terrazza, sempre facente parte della nostra casa. Qui non so, possiamo venire anche a stendere i panni o a prendere il sole, e anche da qui naturalmente si vede il mare, eccolo laggiù, ecco il mare. Io sto camminando sopra il nostro appartamento, ok? Questo è tutto il nostro appartamento. Infatti poi qui sotto, non so se riesco con la telecamera, c'è una delle nostre due terrazze. Ecco, adesso torniamo in casa. Quindi insomma, questa era una parte, un pezzo di casa che ancora non vi avevo svelato. E poi da qua chiudiamo, che non entrino piccioni così, e poi da lì si rientra. Che cosa combini? Sono arrivati i mobili, la cucina, sto al sotto del lavello, tutti i mobili, guardate. Che l'hanno imballato bene, eh? Ti avevo detto di usare le forbici, se no per fare i giri ci metterai 7 ore e mezzo. Allora adesso le prendo, le ho messe qua, preso nel cassetto dove l'avevamo messo, no? Forse ce le ho io in bagno, sai? Che ho scartato la lavatrice. Adesso qua ci va uno sgabello di questi qua, adesso è pieno di roba, e uno lì, qui uno taglia le verdure, qui uno cucina, lava, ci sarà una credenza,
forno barra friggitrice ad aria, un frigo già lì. Insomma, la cucina sta cominciando a prendere forma. Cassetti con le posate. Qui tutta la roba sotto. Pesa un quintale. Questo forno. È arrivato il forno, me lo sono dovuto portare io su, un quintale pesa, che questo non te lo portano su, non è come la lavatrice e il frigo che ce li hanno portati su. Un pranzo spartano, si dice così, frugale, ma neanche tanto frugale. Ecco, abbiamo già appeso alla cucina Ikea, oggi vengono gli idraulici a montare il rubinetto, il fuoco in induzione. È bellissimo perché quando non lo usi appunto sta appeso lì e poi lo appoggi quando lo usi e poi lo rimetti lì quando non lo usi. Fuoco a induzione, appeso lì, pronto per essere utilizzato, poi si mette lì quando vuoi usarlo. Vabbè, queste cose poi vanno nella credenza, che è qua, giusto? Che è ancora tutta vuota. Forno barra friggitrice d'aria e lavastoviglie che non c'è più bisogno di... Non è che è caduto qualcosa e blocca il coso? No, sta funzionando perfettamente. Non c'è più neanche bisogno di caricare l'acqua dall'alto come facevamo a Bologna, perché adesso è collegato direttamente. Non riesce a girare? No, è così, è normale. Funziona così. Ecco fatto. E poi c'è l'acqua. Gli idraulici sono andati. Comunque io ti dico che sono andati via in questo momento. Che urta perché il bicchiere ogni volta... No, ho controllato, perfetto. Forse è solo l'acqua che lo spinge. Sì. Perfetto, adesso la nostra cucina è quasi pronta. Adesso questa penisola viene qua al centro e a destra e a sinistra della penisola ci vanno due sgabelli uguali a quello. Quello è uno dei due, appunto. Quindi potete già immaginarvi il risultato finale, il frigo della Bosch che vi ho già fatto vedere. Poi esco un attimo, te lo faccio vedere. Queste sono tutte grandi, sono tutte della stessa grandezza. Sono tutte, adesso guardo col metro. Ma sei meraviglioso. Ciao. Ma quanto sei bello. Ma sei bellissimo. sì. Ciao. Ciao. Ma sei stupendo, non aver paura. Non ho croccantini, se no te li davo. Bisognerà che giro sempre. Ma ce ne sono altri due. Ma quattro, oddio, ma qua allora c'è la colonia. Ma siete tutti qua. Ma siete proprio meravigliosi. Ma un altro. Ma non ci posso credere. Ma siete bellissimi. E lì ce n'è uno bianco e nero.
Ma siete stupendi, adesso che lo so, verrò spesso a trovarvi, adesso mi organizzo, eh. Oggi e domani vado al doc, mi organizzo, vi porto qualcosa, eh. Ti bravi. Usciti di casa per fare una piccola passeggiata qui pochi metri da casa nostra, dove c'è il porto di Trani. Perché sono un porto molto uomini d'acqua? E il mangio è un po' guardato.